La scutellaria, appartenente alla famiglia delle labiate, è una pianta erbacea perenne, alta, dai 20 ai 40 cm, con fiori di colore blu-violetto, disposti in spiche, con un calice a forma di scutella, da cui, presumibilmente, ne deriva il nome. I fiori, sbocciano da giugno a settembre. La pianta cresce spontanea in Siberia, in Asia e in America. I nativi americani utilizzavano la scutellaria per trattare le infiammazioni gastrointestinali e quelle dell'apparato respiratorio. Contiene molti principi attivi che la rendono utile per la salute. La sua radice, infatti, è ricca di flavonoidi, come la baicalina e la vogomina. Iridoidi, come lo scutella ruside. Fitosteroli, come il beta-sitosterolo. Contiene inoltre molti sali minerali e vitamina E, anch'essa antiossidante. Le proprietà che le si attribuiscono sono state studiate e dimostrate con diversi studi scientifici. Le proprietà sedative, tranquillanti, sono evidenziate da uno studio che suggerisce come la vogomina, un componente della scutellaria, presenti un effetto ansiolitico, senza gli effetti collaterali delle benzodiazepine. Questa pianta ha proprietà simili ai FANS, senza effetti collaterali a carico dello stomaco. È stata effettuata una ricerca per dimostrare la riduzione della risposta infiammatoria indotta dai flavoni della scutellaria in caso di acne provocata da un batterio, Propionibacterium acnes. Grazie alla loro capacità di diminuire i livelli dei mediatori della infiammazione. Agisce anche sull'infiammazione alla base dei dolori articolari. Grazie alle sue proprietà antiallergiche, modula i fisiologici meccanismi di difesa dell'organismo e del sistema immunitario in caso di reazioni a pollini ed alimenti. Uno studio sugli effetti della scutellaria e sul suo effetto sul cancro ovarico ha fatto emergere la sua capacità di inibire la proliferazione e indurre l'apoptosi nelle cellule tumorali, oltre ad impedire la migrazione delle cellule tumorali ovariche. Questa pianta si è anche dimostrata in grado di ridurre le metastasi, inibendone la proliferazione in caso di carcinoma epatocellulare. La scutellaria, dunque, viene comunemente usata per modulare le difese immunitarie come antidolorifico e come tranquillante e per l'insonnia. Ottimo per l'agitazione. Perché agisce velocemente e non dà sonnolenza. Dunque utilizzabile tranquillamente anche di giorno. Se preso in serata rilassa e migliora la qualità del sonno. È possibile assumerla con le seguenti diverse preparazioni. In gocce, sotto forma di tintura madre. In capsule o compresse. Secondo le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto. In tisana. Si versano 200 ml di acqua su 5 g di pianta essiccata dopo averla lasciata riposare 10 minuti. Non assumere in gravidanza ed allattamento. Ed evitare l'assunzione contemporanea di farmaci ad attività sedativo-ipnotica. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.